Le onde d'urto sono delle onde acustiche ad alta energia che vengono utilizzate in vari campi della medicina, a partire dal campo urologico, campo ortopedico, in dermatologia, cardiologia, nella spasticità per esempio, e hanno una grossa differenza rispetto agli ultrasuoni, che è una differenza più che altro fisica, e quindi molti le confondono con l'ultrasuono, invece sono una cosa completamente diversa, soprattutto appunto dal punto di vista della fisica. Sì, è molto curiosa la nascita dell'onda d'urto, o perlomeno l'inizio degli studi delle onde d'urto, sulle onde d'urto, perché durante la Seconda Guerra Mondiale è stato notato che quando le navi inglesi bombardavano con le bombe di profondità i sommergibili del Terzo Reich, i marinai all'interno dei sommergibili, a causa della scarsità d'acqua e dei cibi disidratati, avevano spesso problemi di calcoli renali. L'onda d'urto che scaturiva dall'onda di profondità generava una mobilizzazione, una frammentazione di questi calcoli, causando delle coliche renali, e da qui gli studiosi tedeschi hanno iniziato a approfondire il problema, per cui gli studi più importanti sono da attribuire ai tedeschi. Le onde d'urto vengono usate insieme all'urologia, sono i campi dove vengono utilizzate maggiormente e soprattutto dove è stata accumulata la maggior esperienza. In ortopedia abbiamo una varietà di patologie che vengono trattate, possiamo trattare le patologie dei tessuti molli, e quindi mi riferisco a tendini, muscoli, articolazioni, e anche sul tessuto osseo si ottengono degli ottimi risultati. Le patologie più importanti che vengono, o perlomeno le più frequenti che vengono utilizzate, sono le fasciti plantari, poi le epicondiliti, quelle che vengono chiamate anche il gomito del tennista, e poi soprattutto tutte le patologie muscolari, a cominciare dalla spalla dolorosa, dove si possono notare anche la presenza di calcificazioni, e l'onda d'urto influisce anche sulla calcificazione disgregandola. Le onde d'urto sul tessuto osseo hanno una funzione importante, che è la funzione importante, che più importante, che è stata riconosciuta l'onda d'urto, perché l'onda d'urto agisce sull'infiammazione, quindi sul dolore, migliora l'afflusso vascolare attraverso fenomeni di formazioni di nuovi vasi, ma la cosa più importante dell'onda d'urto, che poi ha dato la possibilità di applicarla anche in altri campi, è il potere di rigenerazione tessutale, quindi in questo caso potere di rigenerazione sul tessuto osseo. E quindi in questo caso mi riferisco soprattutto in campo traumatologico alle fratture che fanno fatica a guarire, quindi ritardi di consolidazione, pseudartrosi.